Francesco Totti è stata la star della manifestazione che ieri ha gremito il Palamaggetti di Roseto, Summer Soccer Stars, organizzato dalla locale associazione Nardone Eventi. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza alle associazioni Casa Madre Esther di Scerne di Pineto, che aiuta mamme e bambini in difficoltà, e Oltre di Roseto degli Abruzzi, che si occupa di ragazzi diversamente abili. Tanti sportivi, ex campioni per lo più di calcio, oltre Totti, Candelà, Galante, Ventola, Chimenti, Frey, ma anche di altre discipline come l'ex cestista Carlton Myers, che ai tempi ha infiammato le retine del palasport rosetano, l'ex pallavolista Luigi Mastrangelo, così come attori e comici Ron Moss, Alex Belli, Gianluca Impastato e i Pampers. Sulle panchine Alessandra Sgolastra e Cecilia Rodriguez. I protagonisti sono stati divisi in due squadre di calcio a 5, ma il risultato sportivo è finito in secondo piano. Spazio a risate e divertimento. È una cosa molto bella, perché lo sport, come ho avuto già modo di dire, siamo animali sociali, quindi bisogna stare in mezzo alla gente, e lo sport è sicuramente un grandissimo acceleratore, no, di questa cosa. Diciamo che non siamo molto in forma, però diciamo che il nostro contributo di risate, perché noi faremo ridere giocando a calcio al nostro malgrado, insomma, per chi? Gli altri giocheranno, insomma. Io farò ridere il mio malgrado, insomma. Io sono pronto, sono un vero fico d'India, ma stasera sono un vero fico e giocherò con i giocatori veri, però. Poi c'è Galante, che è uno tipo Galante, ti fa giocare. Lascia stare. Ignazio dov'è? Si sta cambiando. Si sta preparando per giocare questa partita, mi ha appena detto che mi dedicherà un gol. Allora noi, quindi speriamo che lo possa fare. Io gli ho detto di farmi un cuore, quindi vediamo. Il problema è che sono io non vedo l'ora, però la vedo un po' difficile, perché sono tutti ex calciatori. Non è allenato? Insomma, col calcio no, lui è un ciclista, ex ciclista, quindi vediamo. Noi siamo sempre stati vicini un po' al sociale, quindi e anche al mondo dello spettacolo, quindi abbiamo voluto unire queste due cose per la nostra città, per Roseto, per ripartire, portando un evento del genere qui. Per il comune di Roseto è importantissimo essere attraente e attrattivo. Eventi così, organizzati tra l'altro da associazioni, da privati, il comune fa da collettore, deve solamente favorire e mettere in campo tutto ciò che è necessario, creare le condizioni. Oggi è un momento di sport, turismo, solidarietà, insomma una bellissima giornata.